tre minuti, appena tre punti incassati dalla difesa reggiana. 9 punti, questi primi non di Sims. Pallone salvato in qualche modo da Filippovic, che ora attacca Valdirossi. Arresto e tripla questa a bersaglio da parte dell'ungherese, che aveva sbagliato le prime due conclusioni da lontano, che cerca deviazione, palla persa, Messenet in contropiede, Kane sopra il ferro, aspetta l'uscita di Koponen, ha battuto Kane, Sims ne approfitta, va a schiacciare con due mani, chiude il palleggio, Kane contro Sims, stavolta prende un'ottima posizione, era stato responsabile della palla persa, subito si fa perdonare, tripla di Taylor a bersaglio e con l'ex Bergamo arriva un altro time out di Repeja. Vedremo se riuscirà a scuotersi. Koponen si guarda i piedi, spara, segna, nuovo massimo vantaggio. Al suo posto Johnson. Altra tripla di Delfino, questa per il fondo della retina. Che ha spazio di penetrazione, torna indietro, vuole gestire di più il cronometro. Poi si alza da tre e brucia la sirena. Ottima interpretazione, seppur apparentemente un po' confusa. Palla in attacco Kiesling. Delfino però non viene premiato dalla terna. Lemar di prepotenza abbatte Kane, che però era all'interno del semicerchio. Adesso recupera la posizione in difesa, non del tutto, tanto che arriva la bomba numero 9. Robinson verso il blocco di Kane, poi lo scarico per un'altra tripla di Ariel Pijoy. Due bombe in fila, sale Kane per il blocco, tambone va in angolo, Robinson da tre e allora meno 11, ma c'è Johnson a rimbalzo d'attacco, meglio di Filippovic, non è la prima volta, poi lo attacca, spalla canetto, si appoggia al tabellone, due pesantissimi dal punto di vista anche psicologico. Johnson va in angolo, linea di fondo di Kiesling che va a inchiodare in controtempo. Splendida giocata del ceco su invito di Delfino, che però va a corto con la tripla. 1 su 5 per lui. Robinson invece ne mette un'altra, la seconda. Prima vittoria in campionato per Attilio Caia e soprattutto prima vittoria dopo una serie 6 sconfitte consecutive.